Eccoci qua, ciao ciao. Dunque, oggi vedremo un tutorial combinato a un'esperienza di guida e quindi una prima parte in cui proverò a spiegare alcune cose che vedremo in parte poi sul campo con un'esperienza alla guida, quindi con una clip della Cupra Formentor mentre insomma sono al volante. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando degli ADAS e in particolar modo di alcuni ADAS specifici. Sugli altri ADAS poi magari faremo un video a parte, e cioè del Travel Assist, uno dei più importanti, gettonati, ambiti, optional della Cupra Formentor. È incluso nel Safe and Driving Pack XL, quindi diciamo il top tra quelli che si possono scegliere, e aggiunge alcune cose rispetto ai servizi, diciamo così, o agli assistenti di base previsti negli altri pacchetti o addirittura di serie, come l'ACC, che sarebbe l'Adaptive Cruise Control, quindi il cruise control adattivo che è di serie. Cosa cambia rispetto al cruise control adattivo che è di serie? Beh, è una grande evoluzione rispetto al cruise control a cui eravamo abituati nelle altre vetture, che ormai è presente da molti anni in tipologie, in fasce di vario prezzo di veicoli, insomma, non per forza premium, naturalmente. La grande evoluzione è che nel cruise control tradizionale noi impostavamo la velocità e l'auto avrebbe mantenuto quella velocità indipendentemente dalle condizioni esterne, in particolar modo dall'eventuale presenza di un veicolo che procede più lentamente dinanzi a noi. E lì bisognava intervenire, sennò si finiva addosso al veicolo davanti. Bene, il cruise control adattivo invece interviene, modifica la velocità dell'autovettura grazie a un radar presente ovviamente sulla griglia anteriore in basso nella Cupra Formentor, e che regola in base anche ai settaggi che possiamo modificare, quelli della distanza rispetto al veicolo precedente, quindi una risposta come dire, un po' anticipata, un po' più tardiva, ma sempre nei limiti di sicurezza. Bene, modifica la velocità che noi abbiamo impostato, riducendola fino ovviamente a fermare del tutto l'autovettura. Da qui poi però l'autovettura non riprende la marcia. Questa è la gestione invece che fa il Travel Assist, che è dotato di Lane Assist Plus e di Traffic Jam Assist. Quindi di cosa parliamo? Beh, parliamo di ulteriori arricchimenti. Quindi se è di serie l'ACC come cruise control adattivo, nel Safe and Driving Pack L invece troviamo il cruise control adattivo, che diventa predittivo. Queste differenze le vedete nell'immagine che metto qui in clip, presa da un listino ufficiale ovviamente della Cupra con la scheda tecnica dei diversi pacchetti. Quindi nel pacchetto L il cruise control adattivo diventa predittivo. Cosa significa? Significa che oltre a lavorare insieme al radar, lavora insieme alle informazioni provenienti dal navigatore. Questo significa che può essere modificata la velocità dell'autovettura non soltanto in funzione di un eventuale veicolo che ci precede, ma anche in funzione dell'andamento della strada in base a quello che il navigatore ovviamente riporta. Per cui una curva segnalata a 45 km orari sul navigatore significherà una riduzione della velocità della vettura a 45 km orari. L'autovettura rallenterà in avvicinamento a una rotatoria, rallenterà in prossimità di un incrocio e così via. Il cruise control predittivo quindi è un'evoluzione ulteriore di quello adattivo, perché combina i dati provenienti dal radar con quelli provenienti dalle mappe. Naturalmente, a patto che le mappe siano aggiornate e rispondenti a quanto in realtà accade per strada. Possiamo impostare il cruise control predittivo in modo che modifichi predittivamente, quindi in anticipo, la velocità della vettura anche in funzione eventualmente della segnaletica verticale, quindi nel caso ovviamente della lettura dei limiti di velocità. È un'opzione che naturalmente possiamo attivare, come sapete. C'è il riconoscimento della segnaletica stradale da parte della Cupra Formentor, che visualizza fino a due cartelli, fino a due segnali contemporaneamente sul cockpit. Quindi il cruise control predittivo è un ulteriore passo in avanti rispetto al già
già molto importante e molto sicuro cruise control adattivo, perché è veramente una distrazione che ci può costare caro in una cara in un cruise control tradizionale in cui dobbiamo essere noi a rallentare, a frenare, mentre col cruise control adattivo l'auto di fatto eviterà di andare addosso al veicolo che sta frenando dinanzi a noi. Cosa aggiunge allora il Pack XL rispetto agli altri? Il Travel Assist. Il Travel Assist è una combinazione, diciamo, un'ulteriore evoluzione del Lane Assist e del Cruise Control attraverso due pacchetti, diciamo così, due micro pacchetti, due ADAS ulteriori che sono il Lane Assist Plus e il Traffic Jam Assist. Il Lane Assist Plus è veramente un'ulteriore evoluzione rispetto al Lane Assist, che è già molto importante sempre ai fini della sicurezza. Il Lane Assist, quello incluso nel pacchetto L, semplicemente ci segnala, ci avverte del possibile superamento delle linee di corsia, delle linee di delimitazione della corsia o della carreggiata. Quindi stiamo cambiando corsia. Senza aver inserito l'indicatore di direzione, senza aver messo la freccia, e allora a quel punto abbiamo una vibrazione sullo sterzo. Se io metto la freccia, come dovrei sempre mettere, invece il Lane Assist sta leggendo un cambio di corsia e non interviene. Il Lane Assist Plus interviene invece controllando anche il volante e quindi mantenendo la vettura al centro della corsia, quindi guidando un po' per noi, muovendo lo sterzo, ovviamente per alcuni secondi. Dopo 10-15 secondi, l'avviso, un primo avviso, come dire, un po' discreto di prendere in mano il volante. Se non rispondiamo a questo avviso, un secondo avviso sonoro, rosso, in cui l'auto ci impone di prendere il volante in mano. Questo mi porta ad aprire una parentesi che non è poi una parentesi, è una cosa molto importante. Tutti questi ADAS sono ADAS, cioè sono assistenti alla guida. Non sono mai e non vanno mai presi per sostitutivi della guida. Non guidano mai per noi. Guidate sempre voi. Siete voi responsabili della guida. Questi sono ausili per una distrazione che non dovrebbe mai accadere, ma può accadere perché siamo esseri umani, per un maggiore comfort, per una maggiore sicurezza, per insomma, stressarci un po' di meno, eccetera. Sono assistenti. Ci assistono alla guida, ma la guida è nostra. Questo è molto importante. Ogni tanto qualcuno commenta: "Beh, ma devo tenere il volante, mi dici di tenere il volante, ma non segue le curve". Non è guida autonoma, sono ADAS, è una guida assistita molto evoluta rispetto a quello che facevano le autovetture solo 10 anni fa, va bene? Ma è 2.0. Gli ADAS in questo momento arrivano anche al protocollo 5, va bene? Sulla carta. Nessuna autovettura ci è ancora arrivata. Quindi noi siamo a livello 2. Quindi non è mai guida autonoma. Questo è molto importante perché sento e leggo delle cose veramente incomprensibili, come se l'auto dovesse guidare per noi e noi stare lì seduti a leggere magari il giornale. Altra cosa importante, quindi il Travel Assist aggiunge questo mantenimento dell'auto in corsia, ovviamente a patto che le curve non siano eccessive o non abbiano un'angolazione eccessiva. A patto che la segnaletica orizzontale sia chiara, sia ben visibile. Quindi anche lì bisogna stare attenti, perché in qualunque momento, guidando anche in autostrada, ci sono dei tratti, come sapete, asfaltati magari recentemente, in cui la segnaletica ancora non è stata passata, scompaiono le strisce, oppure le strisce sono sbiadite. Oppure il Travel Assist, il Lane Assist Plus, va in crisi quando, per esempio, attraversiamo una zona di cantiere in cui abbiamo strisce bianche, strisce gialle. E l'auto non sa dove andare perché non sa quale strisce seguire. L'altro pacchetto che, come dire, fa parte di questa combinazione del Travel Assist è il Traffic Jam Assist, che è molto comodo nelle situazioni appunto di traffico, e perché permette all'autovettura, senza un intervento da parte nostra, di seguire il veicolo che ci precede e quindi quell'andatura, nel senso i continui rallentamenti, le continue fermate, le continue ripartenze sono gestite autonomamente dall'auto, ovviamente a patto che non passi un tot di tempo eccessivo tra una fermata e la ripartenza successiva, perché in quel caso dobbiamo ripartire noi o premendo l'acceleratore o premendo il pulsante resume, quindi riprendi sul volante. Ma all'interno di un intervallo di tempo abbastanza,
delimitato. Insomma, nei casi di coda in cui ci si ferma, si riparte, ci si ferma, allora in quel caso il Traffic Jam Assist è veramente comodo perché ci permette di non toccare né freno né acceleratore, praticamente nemmeno il volante, e l'auto segue, aggancia, diciamo così, il veicolo che ci precede seguendo la coda praticamente. Bene, queste sono indicazioni, come dire, preliminari, teoriche. Adesso magari andiamo a vedere un pezzo di questa clip per vedere un po' sul campo come operano questi ADAS, in particolar modo il Travel Assist. E vi ricordo che in un altro video che verrà pubblicato prossimamente, quello dedicato al Digital Cockpit, quindi al cruscotto digitale, in cui vedremo proprio da vicino, nel dettaglio, tutti i tipi di visualizzazioni del cruscotto della Cupra Formentor. Non so se lo sapete, probabilmente lo sapete già, abbiamo ben 6 differenti possibili visualizzazioni, 6 possibili differenti cruscotti, va bene, che possiamo visualizzare. Bene, uno di questi è il cruscotto dedicato agli assistenti. E quindi proprio lì in quel video andremo a vedere, anche se fermi per motivi di sicurezza, andremo a vedere però alcune impostazioni grafiche un po' più nel dettaglio, soprattutto quelle relative alla regolazione della distanza rispetto al veicolo che ci precede. Bene, andiamo a vedere la clip. Io imposto subito il Travel Assist. Per farlo, naturalmente attivo prima l'ACC, cioè il Cruise Control adattivo, che magari sarà oggetto di analisi in un altro video. Imposto una velocità di 120 km orari ed ecco che ho impostato il Travel Assist, per cui mi metto in corsia di marcia normale e andiamo ai 120. Ebbene, facciamo andare l'auto. Appena passato una Golf IP3. Nel frattempo testiamo sempre il Travel Assist, che è sempre una cosa molto carina da testare. Naturalmente non è mai da considerarsi guida autonoma, per cui io sto lasciando il volante solo per questo test, ma non è guida autonoma. Le mani vanno sul volante e va aiutato, diciamo così, il volante. Vedete all'opera il cruise control adattivo che sta rallentando perché davanti ho un camion bello grosso e quindi mi fa andare adesso a 70 km orari. Per vedere meglio i nostri ADAS, carichiamo la visuale del Travel Assist, in cui vediamo effettivamente tutto quello che accade nella mia corsia e nella corsia accanto. Naturalmente adesso io sorpasso, metto la freccia, basta mettere la freccia e l'auto mi dà l'accelerata necessaria per passare e per raggiungere la mia velocità impostata a 120. Io adesso mi rimetto in marcia normale perché c'è gente che ha fretta dietro ed ecco quindi che l'ACC mi rallenta nuovamente ai 100, insomma 102 così. Naturalmente il margine di intervento del cruise control adattivo, che questo è il significato di ACC, può essere modificato dalla distanza che io imposto, la distanza di sicurezza che imposto rispetto al veicolo che mi precede. Con il pulsantino io posso andare a aumentare questa distanza, quindi il mio cruise control interverrà già adesso, nonostante ci sia una buona, sufficiente distanza di sicurezza, oppure accorciarla, metterla al minimo, in modo da avere, insomma, un po' più di vicinanza rispetto al veicolo precedente, un margine ridotto. Margine ridotto significa che la mia auto non frenerà subito subito, ma lascerà appunto che mi avvicini un po', sempre naturalmente in sicurezza, perché si tratta di margini programmati dall'ACC. Quindi il cruise control adattivo è eccezionale da questo punto di vista, anche senza Travel Assist, perché naturalmente mi permette
di avere una notevole sicurezza in autostrada. È sempre facile distrarsi, magari se si è in compagnia, si scambia la parolina, ci si gira un attimo e non si vede che davanti a sé il veicolo che insomma precedeva ha frenato bruscamente e ci si va addosso. La CC invece da questo punto di vista ci mantiene sempre questo cuscinone bello di sicurezza, frena per noi praticamente, come sapete, se lo avete anche testato lo saprete già, arriva anche a fermare l'auto, quindi in una situazione di coda improvvisa frena e poi noi possiamo tranquillamente far ripartire con il tasto RES che sta per resume, quindi riprendi, riparti e l'auto riprenderà sempre con il nostro ACC attivo. Bene ragazzi, spero di aver mostrato anche sul campo come effettivamente operano questi assistenti, in particolar modo il Travel Assist, ma anche il Cruise Control adattivo. Ripeto, il Travel Assist è come dire, un'integrazione, un'evoluzione del Cruise Control adattivo, che già di per sé è una bella evoluzione del Cruise Control tradizionale, e ovviamente rendendolo ancora più comodo, più sicuro. È davvero un grande strumento, soprattutto quando si guida in autostrada e lunghe percorrenze. Allora, veramente da questo punto di vista, un ausilio importante alla guida. Vedrete nel video sul Digital Cockpit che verrà pubblicato la prossima settimana, quindi non perdetevelo, magari impostate un promemoria per non perdervelo quando verrà pubblicato. Bene, nel Digital Cockpit, quindi nell'analisi di quello che è il cruscotto digitale della Cupra Formentor, che andremo a vedere nel dettaglio in tutte le parti, faremo come dire, un'anatomia del cruscotto digitale, bene, vedremo che uno dei tipi di visualizzazione del cruscotto digitale è appunto quello degli assistenti. E se come sapete, o forse non lo sapete, ma appunto lo scoprirete in quel video, vi metterò il link qui nella descrizione di questo video. Le visualizzazioni possibili per il cockpit della Cupra Formentor sono ben 6, va bene? Quindi una di queste è proprio la visualizzazione del cockpit degli assistenti. E allora vedremo in quel video in cui andremo a zoomare, diciamo così, a vedere un po' più da vicino proprio il cockpit, andremo a vedere anche se da fermi quali sono queste impostazioni di distanza, di velocità, eccetera, che possiamo effettivamente apportare con i tasti specifici dal volante direttamente nel modificare il comportamento dell'auto in termini di predizione e di adattamento della velocità rispetto al veicolo che ci precede. D'accordo, questo è tutto per il momento. Se avete trovato questo video utile, mi raccomando, un bel mi piace, magari iscrivetevi al canale che gira tanta roba carina, eh? Alla prossima, a presto, ciao ciao!